In provincia di Alessandria è stato presentato il programma della commemorazione per il 78esimo anniversario dei martiri della Benedicta, che si terrà domenica 10 aprile al Sacrario della Benedicta nella zona monumentale di Capanne di Marcarolo nel comune di Bosio. Alle 9.30 inizieranno le celebrazioni ufficiali per non dimenticare l'orrore della guerra, ricordando i partigiani fucilati dai nazisti nella Settimana Santa del 1944. Sì, è una cosa importante, fondamentale, ritornare finalmente alla Benedicta in presenza dopo 2 anni di pandemia, per ricordare quello che è stato un eccidio, uno degli eccidi più tragici della storia italiana. Noi come provincia siamo molto felici, siamo contenti, ringraziamo tutti coloro i quali si stanno adoperando per tornare in presenza alla Benedicta, proprio per ricordare i nostri concittadini che sono morti per dare noi attualmente la libertà. A fine anno abbiamo assegnato delle risorse che chiaramente c'è stato un periodo di difficoltà, ma anche legato a quello che era il prosieguo operativo del recupero della Benedicta. La nostra volontà è di dare proprio al centro della Benedicta una, diciamo, come dire, impostazione del tutto nuova. Si parla di memoria storica, di memoria, di prospettiva, e di consegnarla alle giovani generazioni che costituiscono il futuro. Allora noi lo vogliamo fare attraverso anche quelle che sono operazioni di digitalizzazione, che non sono solo conservazione sicuramente di documenti, di informazioni importanti, ma anche accelerare tutto quello che è, diciamo, un canale informativo che oggi si può ottenere con la tecnologia. È fondamentale riuscire a trasmettere ai più giovani la memoria di ciò che è avvenuto e che oggi, salvo proprio pochissime eccezioni, perché il tempo è così, non fornisce più testimoni diretti che ricordino quell'episodio, ma noi abbiamo il dovere di conservare e di trasmettere ai giovani l'immenso patrimonio di testimonianze orali che sono registrate, che furono registrate ad esempio con gli strumenti del tempo, con il magnetofono, e oggi tutte quelle interviste, ad esempio, che è il repertorio delle fonti orali, hanno bisogno di essere riversate su impianto digitale in modo da poter essere meglio preservate e conservate rispetto all'usura del tempo, ma anche di essere più facilmente comunicate. Memoria, ma orientata a lavorare sui valori nel presente, soprattutto perché ne abbiamo molto bisogno. Quest'anno celebriamo finalmente in presenza, torniamo a celebrare in presenza l'eccidio della Benedicta, ma nel contesto di una durissima e tragica aggressione, quella della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ci mette tutti i giorni davanti agli occhi immagini che non avremmo mai voluto vedere.